Buongiorno ancora una volta a tutti. Siamo qui nella Sala della Gloria della Fondazione Zanetto e oggi intervistiamo Mario Fraccaro, uomo di cultura, nonché dirigente scolastico del nostro territorio. A lui rivolgiamo un quesito che può avere anche, al quale può allacciarsi anche in riferimento al convegno del 17 marzo sul risorgimento e in presentazione del libro Italico Risorgimento. Come la scuola vive ancora oggi il risorgimento e le influenze che dal risorgimento ne ha tratto, ne ha vissuto la scuola. Grazie. Sì, la domanda di Pietro è sicuramente accattivante e richiederebbe tempo e anche spazio per il dovuto approfondimento. È chiaro che io ho il compito di sintetizzare un po' quelle che sono le mie impressioni, sia di uomo di scuola che personali. Ecco. Di uomo di scuola credo che purtroppo, devo sottolineare, il risorgimento come tante altre cose del passato siano vissute in maniera molto impersonale oggi dei nostri allievi e in primis e anche da molti del corpo docente, cioè il fenomeno del risorgimento viene trattato alla stessa stregua di altri fenomeni o fatti storici e non mi riferisco solo al risorgimento ma anche a fatti come dire, molto più recenti e in particolare anche alla Shoah o anche altri episodi della Seconda Guerra Mondiale. Con questo cosa voglio dire? Che è compito della scuola tenere vivo sempre il ricordo di questi fatti e di sviscerarne le cause per mantenere appunto il ricordo di questi fatti e creare nei ragazzi quella sensibilità e quella coscienza che oggi per una serie di ragioni, l'ultimo anche il contesto ambientale e virtuale in cui vivono, questi fenomeni si stemperano molto nel passato per il loro significato. È chiaro che oggi parlare a un ragazzo del risorgimento, ma anche un ragazzo di quinta liceo, è difficile perché viene studiato solo come fatto storico. È difficile collegare un po' i nostri tempi rispetto, per esempio, al rapporto che c'è oggi fra Stato, centralista e federalismo, visto che si parla così tanto di federalismo. Ed è difficile considerare il risorgimento come l'effetto di quel movimento che ha portato una casa comune per tutti a quel senso dell'identità che faticosamente ha costruito poi la caratteristica dello Stato italiano. Quindi cosa bisognerebbe fare rispetto alla tua domanda? Bisognerebbe probabilmente anche qua fare un'opera di formazione e di preparazione del personale insegnante in questo campo. E poi vorrei dire una cosa che può essere anche secondaria, ma per me non lo è. Per chi è della mia generazione, forse anche della tua, Pietro, io mi ricordo che durante la scuola elementare col mitico sussidiario, questa famosa quaterna da Mazzini a Garibaldi, da Cavour a Vittorio Emanuele, si studiava e rimaneva impressa nelle menti dei piccoli allievi. Adesso, per esempio, questo tipo di storia non si studia più alle elementari, si studiano solo i romani, per dire, si arriva fino in quinta elementare con i romani. E non è un bene questo, perché si sa che l'amore per la storia, la passione anche per certi avvenimenti del nostro più recente passato, si approfondiscono soprattutto in questa fascia d'età. E quindi è rimandato la storia del risorgimento alla terza media, e si fa frettolosamente e male, poi tu sei professore della scuola media lo sai, e poi si rimanda tutto all'ultimo anno della scuola superiore. È un po', ecco, mi pare che la storia fatta in questo modo abbia quei salti che non consentono il dovuto approfondimento. E dopo, per quanto riguarda la domanda personale sul significato del risorgimento, io credo che attualmente abbia un grossissimo significato. Il risorgimento soprattutto nel momento in cui parliamo anche di un rapporto corretto fra le esigenze di uno Stato centrale che deve essere la casa di tutti e le esigenze anche gli slanci di un federalismo che al cui interno anche le stesse ragioni e tradizioni culturali delle varie regioni devono trovare esaltazione e non essere umiliate come in molti casi avviene oggi. Per cui io vedrei proprio l'approfondimento del risorgimento come chiave di lettura anche di un
coinvolgimento degli italiani o comunque di coloro che vogliono approfondire questi aspetti proprio dal punto di vista di un ripensare al futuro guardando al passato e prendendo spunti positivi dal passato, perché sapete, io credo che lo sanno tutti, sono l'Italia uno degli stati più giovani a livello europeo, abbiamo festeggiato i 150 anni l'anno scorso, ma rispetto agli stati di più ampia tradizione democratica siamo uno stato relativamente giovane e quindi siamo adesso nella fase della maturità e come è giusto che sia nella fase della maturità bisogna guardarsi indietro per far tesoro di quello che si è fatto e anche degli errori che si sono fatti per guardare al futuro e facendo tesoro di questo, come dire, potenziare questo senso dell'identità e dell'autonomia, questo senso dello Stato che ancora credo sia in molti casi da costruire. Ecco, io spero di aver risposto un po' alla tua domanda, che era molto ampia ovviamente, e devo dire che come uomo di scuola sono più preoccupato perché secondo me la scuola dovrebbe far di più, come dovrebbe far di più anche per il ricordo dell'Olocausto, come dovrebbe far di più in generale per i fenomeni della storia. Ecco, grazie Mario. Come avete visto, la passione per la scuola lo anima ancora, nonostante che il rapporto diretto con i ragazzi, chiaramente nella sua funzione di dirigente scolastico, non sia così pregnante come quella magari di un docente che tutti i giorni li incontra, ma si evince dalle sue parole sia il fatto che è stato docente, sia il fatto che crede nella scuola, nel valore educativo della scuola, e sicuramente dalle sue parole possiamo trarre anche noi degli insegnamenti e delle speranze anche per il futuro. Grazie Mario.